Ciao a tutti amici, anche oggi parliamo di cinema, vediamo un po' di curiosità. Da un'idea del collezionista di libri, un nuovo simpatico tag. Taggerò un po' di canali qui sotto se volete rifarlo e vi lascio le tracce qui come al solito e il suo video. Vediamo le domande del tag. La prima, numero uno, il film che vedevi più spesso da piccolo. Da piccolo chiaramente al cinema ci si andava ogni tanto, ma erano cose rare, più che altro si vedevano i film in televisione, direi le commedie all'italiana, i film di Alberto Sordi, mi viene in mente quel genere lì di film. Numero due, il primo film che hai visto al cinema. Io mi ricordo di aver visto alle elementari, siamo andati con la classe, c'era anche mio papà e abbiamo visto Fantasia di Walt Disney che mi è piaciuto tantissimo, se avete dei bambini vi consiglio di recuperarlo. Numero 3, il primo film che hai visto con i tuoi amici. Allora, le mie amiche erano amanti del genere film horror, che a me non piaceva tanto, però si andava con le amiche, quindi andavo un po' dietro a quello che piaceva agli altri. Mi ricordo i film di Dario Argento, diciamo Suspiria. Numero 4, il primo film che hai visto con il tuo fidanzato, non ce l'ho, sono single, non ho fidanzato. Numero 5, i film che rivedi spesso con i tuoi figli, anche qui non li ho, non ho figli. Numero 6, quella volta che ti sei addormentato al cinema. Allora, non so se si usa dalle vostre parti, ma da noi si usa che quando compi 18 anni si fa una gita con i coscritti per festeggiare di 3 o 4 giorni. Quando io ho compiuto 18 anni, parlo di parecchi anni fa, siamo andati a Venezia con i miei amici, eccetera, e siamo partiti la sera prima, quindi abbiamo viaggiato in treno tutta la notte. Poi siamo arrivati, abbiamo cercato l'hotel, disfatto le valigie, eccetera, è stato un po' uno sbattimento e quindi ero molto stanca. Siamo andati a vedere Rambo 2 al pomeriggio e mi ricordo che ho visto tre scene, poi mi sono addormentata al cinema, ho dormito tutto il tempo per la stanchezza. Era anche un genere di film che non mi interessa, non mi appassiona, quindi è stato tutto un sonno. Numero 7. Quella volta che hai riso talmente forte che si sono girati tutti, mi sono divertita molto quando sono andata con i miei fratelli a vedere il diario di Bridget Jones e l'altra serie di Bridget Jones, quei 3-4 figli, che è molto divertente, è uno spaccato della vita di una 32enne sovrappeso con tutti i suoi problemi, cerca di un fidanzato. Liberamente tratto da Orgoglio e Pregiudizio con René Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant, eccetera. Due, tre film molto divertenti, devo dire, spassosi. Poi, numero 8, quella volta che sei uscito dal cinema piangendo, come ho già detto, io mi sono commossa molto a vedere American Beauty, che mi è piaciuto tanto, è un film che ho visto tantissime volte e raramente io mi commuovo, non sono un tipo molto emotivo. Quella volta sì. Poi, numero 9, quella volta che sei uscito dal cinema sconvolto. Quando sono andata a vedere Il silenzio degli innocenti, dovete sapere che il personaggio di Buffalo Bill, quello che scuoiava le ragazze, scuoiava delle ragazze che erano fisicamente tipo come me, cioè taglia 44, giovani, eccetera. Quando sono andata a vedere il film ero giovane, per di più avevo parcheggiato la macchina in un parcheggio buio in fondo al vicolo, ero in giro da sola. Ho fatto una corsa per arrivare alla macchina e quella volta mi sono spaventata. Poi, numero 10, quella volta che sei andato al cinema da solo. In realtà io vado quasi sempre da sola, preferisco perché quando vai con gli amici devi sempre andare dietro quello che piace agli altri, poi mi godo di più il film perché sono lì in pace, in silenzio, preferisco, è raro che vado in compagnia. E un film in particolare non me lo ricordo, vado quasi sempre da sola. Numero 11, quella volta che ti sei alzato e te ne sei andato, è stato quando sono andata a vedere Balla coi lupi, perché l'ho visto al cinema all'aperto, forse non so se lo sapete, ma al cinema all'aperto devono aspettare che scenda il sole prima di proiettare il film, se no non si vede niente, quindi il film inizia già verso le 10 di sera. Per di più era un film che durava 3 ore e era noioso, io mi stavo addormentando al cinema, per di più ho pensato che poi dovevo tornare a casa in macchina, magari dormivo, mi addormentavo in macina. E allora dopo un'ora e mezzo sono uscita, sono venuta via perché mi stavo facendo venire troppo sonno. Numero 12. Quella volta che al cinema c'eri solo tu è stato quando sono andata a vedere American History X con Ed Norton e Furlong, eccetera. Sono andata al cinema dell'oratorio, ma non è un film da oratorio, diciamo, non c'era
molta gente, infatti è stato fuori 2 o 3 giorni, l'hanno tolto subito, non era il genere, e non c'era quasi nessuno al cinema. Numero 13, quella volta che al cinema è successo qualcosa di strano. È un altro film con Ed Norton che è Schegge di paura, io l'ho visto al mare, è stata la prima volta che ho scoperto Ed Norton, appunto anche perché era il suo film di esordio. È successo praticamente che in cabina si vede che il proiettore si annoiava e si è messo a guardare la televisione, però a un volume un po' altino, il volume del telegiornale copriva il cinema, non si sentiva niente, insomma, sentivamo il telegiornale su in cabina e c'era la gente che urlava in cabina, abbassate il volume, si vede che non ci sentiva. Dopo un po' si è deciso abbassare il volume, ma abbiamo sentito tutto il telegiornale prima di abbassarlo praticamente. È stato divertente anche se non ho sentito niente del film. Va bene, stasera è stato breve, abbiamo finito. Vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio qui sotto gli altri tag. Grazie per la visione, poi fatemi sapere le vostre stranezze al cinema. Ciao amici, grazie per la visione, ciao.